Mr. Show Business himself, Sammy Davis Jr. Thank you. Thank you. Buonasera. Buonasera. Raffaella. Much. I must tell you, first and foremost, you look absolutely exquisite, and I am thrilled and honored to be appearing with you on television. Come on, Sammy. Ha detto così che io sono molto bella e che lui è onorato e molto felice di essere qui nel mio show. Io ti ringrazio moltissimo. Vogliamo dare buonasera agli italo-americani che ci stanno guardando. Good evening to the Italo-Canadians. Yes. Ci stanno guardando e a tutta l'Italia e a tutta e un po' di Europa che ci sta guardando in questo momento. Well, may I ask a question? How does it feel to have done all the shows here in New York City? Beh, è stata un'esperienza meravigliosa. Mi ha chiesto come è stato fare tutti questi show a New York. Bellissima. Sai perché? Perché gli italo-americani ci hanno accolto con molto, molto affetto. Italo-Americans received us with a lot of love. Then you love New York. E io amo New York, certamente, very much. Well, come here. Che è? If you really love New York City, I was born in New York City. Lui è nato a New York City. E se io veramente amo New York, Then there are certain things you have to do. Musically, there's one song that you should sing. Ha detto così che ci sono certe cose che dovrei fare. Musicalmente parlando, una cosa la devo fare senz'altro. E c'è una canzone che io dovrei cantare. Qual è questa canzone? I think they know which song it is. Gentlemen. Dice che loro lo sanno qual è la canzone che dobbiamo cantare. Spreading the news. Oh, yes. I'm living today. We'll miss you. I want, thank you, a part of it. New York, New York. Of these vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that never sleeps. To find I'm king of the hill, top of the heap. My little town blues, they're melting away. I'll make a start of it where? In old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Melting away. I'll
listen, thank you. Listen, yeah. Grazie. There's one thing I would like to just ask you to do for me, if you would. Vuole, m'ha chiesto di fare una cosa. Dimmi, dimmi, tell me. Could I go over there by the couch and sit down? Because I'm very old and very tired. Ha detto che vuole andarsi a sedere sui divani. Perché lui è molto vecchio e molto stanco. Non è vero, assolutamente. Grazie mille. Tu... Tu non sei né vecchio né stanco. Oh my goodness. Senti. The band sounded wonderful. Fai complimenti alla nostra orchestra perché dice così che suona in maniera divina. È vero, i nostri ragazzi sono formidabili. Allora, senti. Yes. Because we are here, can I ask you a few questions? You most certainly may. Oh, we talk a little bit, we chat a little bit, okay? Mm-hmm. Ho detto, siccome siamo qua seduti sul divano, ne approfitto per chiacchierare un po' con Sammy. You are a fabulous entertainer. Tutti sappiamo che lui è un entertainer, non solo un cantante, fa mille cose, Sammy Davis Jr. Ed è straordinario. What's the secret to be a number one in television? Le ho chiesto qual è il segreto, secondo lui, per essere un numero uno in televisione. I don't know, as a variety artist, I would think that what you have to do for the public is be honest. Allora, ha detto così, quando tu fai uno show, parlando di spettacolo, prima devi essere nei confronti del pubblico onesto. Yes. And, for instance, when we did the number, noi abbiamo fatto questo numero, which we rehearsed yesterday, che noi abbiamo provato ieri, there was still something that you kept here and I kept here to do when we did it for real for the people. E ha detto, è sì, vero. E avevamo un po' di tremolio tutte e due quando lo abbiamo fatto adesso, dal vivo, stasera, molto meno emozionati di ieri sera di quando l'abbiamo provato. Yes, that's true. You understand and what this I'm... is honesty. You yeah, that's the kind of honesty. Perché altrimenti noi non saremmo certamente così emozionati dopo tanti anni un grande come lui davanti a una telecamera e davanti a un pubblico stupendo che abbiamo qui stasera. Another question. You create your shows. You yes. produce them. Cioè lui li crea, li produce, li dirige. And what is the right formula to make a new kind of television program? Gli ho chiesto qual è secondo lui la formula, visto che fa tutte queste cose, per produrre uno show televisivo un po' diverso, a new one, uno diverso, nuovo. I don't know. I think that what you have, what dice you, che lui non lo sa. What you have done in your shows in America, ma dice quello che ho fatto io nel mio show in America, gives it a kind of a special feeling that we do not in America do. For instance, you have various types of people on your show. Ha detto che you are not paid for that. I really. Know that. Ha detto che non è pagato per questi complimenti, ma purtroppo li devo tradurre io. Dice così che questo spettacolo per l'America, per esempio, è nuovo perché ho differenti ospiti, cioè non è solamente variety, ma ci sono anche ospiti che parlano, come voi tutti sapete, che è il nostro stile italiano. Che io faccio da parecchio tempo. Yes. And you also have different types of music, so that abbiamo anche dei differenti tipi di musica. And subsequently, the people cannot say that's comedy, that's variety, that's this, that's drama. What they can say is, I am entertained. Ah, che bello. Ha detto così, e avendo anche tipi differenti di musica, la gente non può dire è un dramma, è una commedia, è uno show normale. La gente dice, ti ringrazio perché mi stai intrattenendo. Yeah. Yeah. And you think you're gonna have your show, for example, like this in the States? Gli ho detto, se lui farà uno show di questo tipo negli Stati Uniti. I don't know if anyone would take the chance. Dice che non sa se gli americani avrebbero il coraggio. You see, being a European, essendo invece europea, there's a sort of sophistication. C'è un qualcosa di sofisticato che noi abbiamo, di antico vuol dire forse. And you're willing to take the chance of saying, let's try it. Ecco, e dice così che come stranieri, per una volta capita anche a noi in Italia, tante volte gli stranieri hanno successo, invece questa volta ci capita a noi di averlo la stessa cosa qua negli Stati Uniti, essendo proprio una straniera, forse hanno il coraggio di farlo fare a noi che veniamo dall'Italia, da questo paese così antico, europeo. And I think Senti. That
And I think that what we feel in, as American artists. E dice quello che noi sentiamo come artisti americani. That if you've made it doing one thing, stick to it. You know, don't try to do a combination. You know, so I think we feel safer. But I love it when you do it because it gives me a chance to join you. Ah, ha detto così, che lui, da soli, secondo lui, gli artisti americani non lo farebbero, ma sono molto felici che lo faccia una persona europea, perché così loro vengono nel nostro spettacolo. Ok, so let's, we can make it together maybe someday. I would love that. I would ti piacerebbe love molto farlo un I giorno insieme. I would love that. I would love that. But only, only if you let me come to Italy. Ha detto che però lui vuole venire in Italia. Ok, with satellite no problem. With satellite no problem. Con i satelliti oggi non ci sono problemi. Let's talk about something you are today. You are a grandfather. Lui è diventato nonno. Auguri, auguri. Auguri. They say auguri, wishes. Thank you. Allora, il suo nipotino si chiama Andrew. Andrew, yeah. And do you sing lullabies to Andrew? Gli ho detto, cantale ninna nanna a Andrew. No, no, no. The only thing that my grandson does to me, and he's 6 months old now, is adesso when ha sei mesi, è piccolino suo nipote. L'unica cosa che fa il nonno. He is always very wet around me. È sempre molto bagnato quando sta vicino a lui. From either end. In other words, he either slobbers here or it's wet down here. O è bagnato dalle labbra o da qualche altra parte. Do you speak a little Italian? Very little. Pochino, ecco. Pochino. Sì. I learned from Frank Sinatra. A proposito di Frank Sinatra, yeah, senti un po'. Bene, molto bene. You know, I know how to say that. How, grazie, how, prego. How moves Frank Sinatra? Yeah, dai, fammelo vedere, dai, show it to me. He is wonderful. But how he walks, how he oh, he walks. If he's if Frank Sinatra is very very happy. Sei molto felice, Frank Sinatra? He walks like this. Cammina così. That's if he's happy. If Frank Sinatra is unhappy, then he walks. Sei infelice, like this. Cammina così. That's true, that's true. Senti, allora, e Dean Martin come fa? Dean Martin walks... Sei col bicchiere. Un po' instabile, un po' insicuro. Senti, and the last one, you are so funny, è fantastico lui. Senti, Liza Minnelli? Liza is... Liza walk... The walk isn't as much as it is this. Non è non è tanto la sua camminata importante, ma i movimenti che lei fa. Okay. I'm sorry, sir. You've had your rest. Now it's up to you. You mean I have to go back? Sì, il riposo è finito, le chiacchiere sono terminate. Adesso devi andare là. All right. Not Dean Martin. I said Sammy Davis Jr. No, this is. No, this is. I no longer drink. Tu non, lui non beve più. No booze, no more. 3 years now. Booze che cos'è? Whiskey. Ah, whiskey, non lo prende no più. No whiskey. Bravissimo. This okay. is strawberry soda. Ah, prende strawberry crush, un succo that is. Di fragole, strawberries. Bravissimo. Honest, è honest. Per questo che si mantiene così bene. I go this way. Yes, you go this way, okay. And I present you. Ching, 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 ching. Candyman, and what kind of fool am I? Sammy Davis Jr. Thank you. Who can take a sunrise, sprinkle it with dew, cover it with chocolate or a miracle or two? The Candyman. Yay, 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 yay. The Candyman can. You know the Candyman can, 'cause he mixes it with love to make the world taste good. And you can take a rainbow, wrap it in a sigh, soak it in the sun and make a groovy lemon pie. The Candyman. The Candyman can. You know the Candyman can, 'cause he mixes it with love to make the world taste good. The Candyman makes everything
satisfying and delicious. Talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes. Who can take tomorrow? Put it in a dream. Separate the sorrow and collect up all the cream. The candy man, yeah, yeah, yeah. The candy man can. You know the candy man can, cause he mixes it with love to make the world taste good. The candy man makes everything he makes satisfying and delicious. Talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes. Who can take tomorrow? I said, and put it in a dream. I separate the sorrow, collect the bowl of cream. The candy man can. The candy man can, cause he mixes it with love to make the world taste good. What kind of fool am I? Who never fell in love? It seems that I'm the only one that I have been thinking of. What kind of man is this? An empty shell. An empty heart must dwell. What kind of lips are these that lied with every kiss, that whispered empty words of love, that's left me alone like this? Why can't I fall in love like any other man? And maybe then I'll know what kind of fool I am. What kind of clown am I? What do I know of life? Why can't I cast away the mask of play and live my life? Thank you very much. You're welcome. Okay. Mentre aspettiamo Sammy, oggi è la festa della donna e vorremmo festeggiare questa nostra festa puramente italiana con una bellissima famiglia italo-americana. E con noi la moglie del governatore dello Stato di New York, Matilde Cuomo, con le figlie Maria e Madeleine. Eccola qua.
Maria, please. You first. Okay. You are Maria. Welcome. And you are Madeline. Okay. Can I sit in the middle of your mommy and yourself? Okay. Ecco, mi siedo qua in mezzo. Oh, signora Cuomo, come sta? Bene, bene. Noi ci siamo già viste in Italia nel nostro programma. Sì. Sono molto contenta che lei sia tornata oggi. Grazie, grazie. Mio piacere. Ecco, oggi lei sa che è la festa della donna. Sì. E quindi come prima domanda vorrei domandarle questo. Lei è la moglie del governatore dello Stato di New York. Sì. E anche una donna molto impegnata nella vita per aiutare i poveri. Cosa fa esattamente nella sua giornata? Come la passa? Well, there are a lot of things I'm involved in, and mainly, as you said, for children and families. Ecco, lei si occupa di famiglie, di bambini. I've had a great opportunity. I have a task force which I co-chair with Cesar Perales, Department of Social Services, and we help servizi. Si occupa di servizi sociali. Se lei parla italiano è molto carino, così io non traduco. Quando può, ma lei parla benissimo. Posso capire più meglio. Allora, cominciamo con le sue figlie. Dunque, tu sei Maria. Tu lavori o sei solamente una ragazza di famiglia e basta? Tu lavori. You speak Italian, Maria? Un poco. Allora fai uno sforzo piccolino per noi. Tu lavori. E che cosa fai nella vita? What do you do? I work in advertising for a magazine, for a national magazine. Ecco, lei si occupa di pubblicità per alcune riviste americane. It's a Hearst magazine, yes. Ecco. Vorrei sapere da te, Maria, che cosa significa per te essere italiana? You're born here. Lei è nata in America, ma di famiglia italiana. Che cosa significa per te? It's just an enrichment to have a background. No, no, prova a parlare italiano, un pochettino, su. Oh, I can't. No, non ti voglio mettere in imbarazzo. Dice, è solamente un arricchimento di tutte delle tradizioni che io prendo da questo paese che è l'Italia, and then go on, I translate, don't worry. So we're up to that point. It's very rich to have a background, to have our Italian background as Italian Americans, because it's another culture. È un'altra cultura che naturalmente lei ha dentro di sé. We're lucky enough to have two cultures. E lei è molto contenta di avere queste due culture. And you, Madeline, what do you do in life? I go to college. Ah, lei va ancora all'università. And after that, e dopo questo, you got to married or you want to work, ti sposerà? No, no, no. I hope to go to law school. La mamma subito, no, 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 lei deve andare a scuola. La cosa straordinaria di Matilde Cuomo è che proprio lei è una madre di famiglia e con questo opera in tanti campi ed è una donna straordinaria. Dopo continuiamo a parlare. Allora devi andare a scuola. E poi che fai? And after that? I hope to go to law school in the fall, next year sometime. Ecco, lei spera di andare a scuola e di prepararsi in legge. Ah, vuoi diventare un avvocato? Sì. O un avvocato. Tu parli un pochino di italiano? Non parlo, ma non tanto. Non buono. Ecco, non buono, lei dice non buono. Senti, dell'Italia, che ricordo hai? Ci vai spesso? Parlami dell'Italia, la tua Italia com'è? In English. How is your Italy? Do you go often over there? Oh, I traveled there with my mother last year. È stata per la prima volta in Italia l'anno scorso. And what is your first impression? What was? Qual I loved stata? Italy. I loved it. I want to return. Ha detto così che l'ama molto e vuole ritornare. Are you going to marry an Italian person? I hope so. Lei spera di sposare un italiano, tanto per cominciare. And you, Maria? He doesn't have to be Italian. Lei dice, per me non è importante che sia italiano, basta che sia un ragazzo per bene. Ecco, domandiamo alla signora Cuomo. Essere moglie del governatore di questo stato così importante, come lei ben sa, le rende la vita molto difficile, cioè tutti gli atti ufficiali o tutto il lavoro che lei ha per suo marito. Come lavora lei in questo senso, come first lady, insomma, dello Stato di New York? Well, it's a very exciting life, it's a very full life. È una vita molto piena di impegni, succedono sempre delle cose. And I feel like I have a job, I'm his top volunteer. Io sono la volontaria numero uno, perché praticamente per colpa di suo marito, colpa si fa per dire, lei deve lavorare moltissimo. For instance, since we met, you were very interested in what I was doing for the children in school. Yes. And we now have a nutrition curriculum. Kindergarten through 12th grade, and I'm very proud and happy for everybody who worked on this. Adesso addirittura ha aperto una scuola, se ho capito bene. Nutrition. Nutrition vuol dire un
per sapere come mangiare, to keep your health and to be strong and healthy. Ah, aiutare proprio fisicamente questi bambini. We call bambini. It parenting education too, to teach the children that someday they'll be parents and they'll take care of their own children and they'll know how to do this. Addirittura si educano i bambini ad avere delle responsabilità nei loro futuri bambini quando li avranno. Sì, sì. È straordinario, ma io lo so che lei è una donna meravigliosa. Suo marito non può essere con noi questa mattina, però io so che ha mandato un messaggio. Io l'ho tradotto in italiano e lo posso leggere? Sì. Allora, please. Signora Matilde, lo faccio io. Allora, il governatore Cuomo ci scrive queste parole. Dice: so che oggi in Italia è la festa della donna. Come molte altre donne, quelle italiane sono un esempio di forza di carattere, devozione alla famiglia e attaccamento al lavoro. Queste doti trasmesse da una generazione all'altra hanno contribuito alla crescita di una migliore società nel mondo. Allora lui rispetta le donne, sì, questo è molto importante. Sì, è vero. Mando i migliori saluti e congratulazioni alla Rai Corporation per il programma Buonasera Raffaella. È molto importante per la comunità italo-americana potersi ritrovare attraverso questo spettacolo che li unisce. È da anni che i membri della comunità italo-americana desiderano ulteriori legami ed informazioni sul loro paese. Questa nuova immagine moderna dell'Italia può indubbiamente contribuire a rafforzare e migliorare e rafforzare i legami tra i nostri due paesi. È molto importante per gli italiani capire meglio gli Stati Uniti e gli italoamericani che vivono qui. Spero questo apra una nuova via a una nuova cultura. Ringraziamo molto suo marito di queste parole. E l'ultima domanda che io le vorrei fare è questa, poi la saluto e so che dovete andare via. Può dirmi un aggettivo, com'è suo marito come marito? Oh. Magnifico. Magnifico! Allora... Italiana. Ho capito, c'è una bambina italiana alla quale lei vuol dire buon compleanno. Sì. Felice compleanno Floriana. Che la mamma ci manda tanti baci, è qua che non si sente buona, è Memorial Sloan Kettering. Io ci ho fatto un promesso, ci dico a Floriana, per tutti noi, tanti baci e felice compleanno, 8 anni oggi. È una donna incredibile, ha le lacrime agli occhi e lei sa perché. You're wonderful, wonderful. You're wonderful. Aspetta, non ho finito. You're wonderful. Senti Maria. Com'è tuo papà? Un aggettivo solo, una parola. Exciting. Eccitante. Fantastico, gli piace stare con tuo papà. E a te, Merlin, com'è tuo papà? Secondo te com'è? Severo, buono? Decidi tu. Caring. Cioè? Caring. Caring che cosa vuol dire? Pensa a tutti. Ah, ecco, sì, si preoccupa molto della sua famiglia. Ho capito. Grazie infinite, facciamo tanti auguri a voi, a tutto il resto della famiglia, perché quanti figli ha lei, signora Cuomo? Margaret e dottoressa, non è potuto venire. Non è potuta venire. Noi abbiamo chiesto le rappresentanti femmine, visto che oggi ha 5 figli, 2 maschi e 3 femmine. Abbiamo detto, no, solo donne oggi perché è la festa della donna. Comunque, tanti auguri naturalmente anche al governatore e best wishes for all. Arrivederci, spero di vedervi in Italia presto. Grazie. Ciao. Ciao. And goodbye. Okay. Wonderful. I wish I could spend more time with you. Okay, next time. Arrivederci, arrivederci. La famiglia Cuomo. Oh! E con noi un gruppo tipico della città di New York, i Manhattan Transfer. Canteranno per noi? Uè, senti come urlano già! Race Rock House! Eccoli qua! My point.
in a search for her son. Every Saturday night he sneaks out, leaving her in the lurch. But she's looking to bring him on home, cause tomorrow is church. She really hates the rock house. Yeah. She's sure the devil is in control here. Nothing but rock control here. Yo. Con la collaborazione di Dizzy Gillespie, ha suonato il grande suonatore di tromba che è venuto anche nel nostro show, hanno ricevuto l'ottavo Grammy d'oro, Grammy Award, quest'anno. Compliments, many, many, many compliments. What's your name? Cheryl. Cheryl, put the microphone here. I'm Cheryl. I'm Cheryl. You enjoy very much rock and roll, eh? Le ho detto che le piace molto, infatti ha proprio swing dentro. And your name? Janice. Janice. Do you speak Italian, Janice? No. I say, no. I can order pizza, that's about it. Solo pizza? No. And that's it? Ma it's very good pizza, it's not bad at all. E tu come ti chiami? I'm Alan. Alan, mm-hmm. Senti una cosa. You all were born in New York. This is a New York group. Okay. The group was formed in New York. È stato formato a New York. Tim and I are from New Jersey, across the Hudson River. Vabbè, insomma, qui da New Jersey, qui vicinissimo. Senti. New Jersey, I'm not. Dovete sapere che quando loro si esibiscono c'è una coda nei teatri che fa tutto il giro del palazzo. Hanno un grandissimo successo. E vorrei sapere da loro che cosa significa New York per loro. What New York means to you? And what's your name? My name is Tim. Tim. What do New York means to you? To you well, all? To me, it's the greatest city in the world. It's the most dynamic city in the world. È la città più dinamica del mondo. I'm very partial because even though I don't live in New York anymore, once it's in your blood, I come from, you know, my mother was born and raised in New York, and so I've been in and out of New York all my life. So once it gets in your blood, it'll never leave, I'll tell you that. Ha detto così, beh, come noi italiani. Quando lui dice che quando New York gli entra nel sangue, non lo puoi perdere mai più. E l'Italia è la stessa cosa. Have you been in Italy touring someday? We've performed in Italy on television. We haven't done a tour. We've played in Rome. È andato a Roma, sono stati in televisione. Torino. Quando? Milano. How many years ago? Quanti anni fa? Ah, a year and a half, 2 years ago. Ah, almost 2 years ago. Yeah. And what do you like the Italian audiences? Come ti piacciono? I love the Italian people. I think they're fabulous. Non è che poteva dire. Senti, and Italian Americans? Sono fantastici, ok, meraviglioso questa amicizia fra i nostri due paesi. Adesso ci presentano
Blue. Bop Blues is Biblap Blues. Biblap Blues, ok. Sì, ecco qua le aste, hanno bisogno delle aste. Fanno veramente grande spettacolo, sono fantastici. Chi? I Manhattan Transfer! Questa lezione di ottimo swing dei Manhattan Transfer, abbiamo con noi un bellissimo attore, un idolo della televisione, Lorenzo Lamas. Eccolo qua. Please. No, after you. After myself. Ok. Senti le ragazze. Woo, woo, woo. You're a very good dancer. Lui dice che sono una brava ballerina. Ma say hello to your fans. Digli ciao. Los personas, I speak a little Spanish. Oh, come on, so speak Spanish. Okay. Los personas en Italia. Qua, qua, qua. Buona suerte, yeah? Buona fortuna, sì. Buona fortuna. E che cosa? E che cosa? Oggi è la festa. Oggi è la festa della donna. Tu, hoy es la fiesta de las mujeres. Comprendi? No. Whatever you say. Ho detto, today is a great day for women in Italy. So, di viva le donne. Oh, yes. Non so, tanti auguri a tutte le donne. Say, tanti auguri. Tanti auguri. A tutte. A tutte. Là, guarda. Ok. Le donne. Le donne. Ecco, italiane. Ecco. Grazie, grazie. Simpatico però. Senti Lorenzo, tu sei figlio di Fernando Lamas, mm-hmm. A great actor. Thank you. Yeah. E devo dire, he's Spanish, no? Argentine. Argentino, ecco. Yeah. E quindi devo dire che hai preso la simpatia degli argentini from your father. You took the sympathy from your father. Eh? Yeah, I took other things too. Ha preso anche altre cose. And now I'm curious. Adesso sono curiosa. Which other things? Quali altre cose? I think I have the heart. Hai il cuore. Of my father, I have. Di suo padre. I have the humor in a sense, you know, the Latin humor. L'umorismo. I've been to Italy. È stato in Italia. Oh. Yeah. I love Italy. I love Italy. It's beautiful. Mi pare molto convinto. And. I don't think I've met as many high energy, beautiful, loving, gracious people anywhere in the world. Ha detto così che non hai. Maybe only in Argentina. Ha detto che forse solo in Argentina ha trovato quello che ha trovato in Italia, un popolo pieno di energia, pieno di simpatia, pieno di forza. Senti. And I might say that second only to Argentina, the greatest drivers in the world in Italy. Dice come in Argentina anche in Italia abbiamo degli ottimi piloti, perché dovete sapere che Lorenzo Lamas oggi ha lasciato degli allenamenti di macchina per venire qua. But do you race? Yes. Ah, lui fa proprio delle gare, Formula 1? No. Lui dice no. Maybe in tres años, cuatro años. Tre anni o quattro anni, lui dice così che. Right now I'm racing in a pro, my first year as a pro. Adesso prova da privato a in fare. In a Sports 2000 car, which is about 150, it's not 200 yet, not 200 miles an hour yet. Non 200, insomma non va ancora a 300 km all'ora. Ah, so talk about Ferrari, è normale domandargli cosa ne pensa della Ferrari. Clay Regazzoni. Anybody remember? Of course Clay? We do, yeah. It's fantastic Clay Regazzoni. That's a dream of mine. Ah, lui vuol diventare come. A dream of mine is to be in Formula One. Ah, non fare l'attore, not to make films and be well, an that actor. I'll do to support my racing. Ha detto così che lui fa l'attore per guadagnare i soldi, per andare a fare le gare di Formula 1 e gli piacerebbe diventare Regazzoni. And you like that Mr. Enzo Ferrari someday will catch you. I would be honored. Sarebbe onoratissimo. To go to Modena and see the a Modena, sa tutto di Modena. Yeah. I was born close to Modena, a Bologna, yeah. Yes. You drive well then. Io guido benissimo, ma io vado piano, perché macchina bisogna andare piano. I don't well, agree. I'll drive you. No, I'll drive you. Dici che mi porta con sé a 300 all'ora. No, ti porto io piano, 60 all'ora. E we talk, basta. Senti una cosa. Do you like Italian wines as you like Californian wines? Gli ho chiesto se gli piacciono i vini italiani come i vini californiani. You know what I mean?
Yeah, I don't drink wine. Ale, perfetto. Lui interpreta questa storia dove si parla di grandi vigneti, ma non beve vino. You are a tattooed toddler? Teetotaler? Whatever you say. No, aspetta. Gli va bene tutto quello che dico io. Io ho scritto qua teetotaler. Cerveza. I drink beer. Ah, lui beve la birra. Yeah. Teetotaler non vuol dire astemio. No, beh, è troppo difficile per lui, forse la parola astemio. Va bene, lui beve la birra. Mm. And what about your life? È sposato e ha già due bambini. You're married. I'm not married. Ah, non è sposato. No. Ma insomma, delle informazioni tutte sbagliate, Lamas, com'è sta storia? No, but you have two children? What do you have here? Qua, che tu hai two children. Okay, that you can ask me. Ecco. Ask me that. Have you? Allora, I have two children, yes. Beautiful kids. Allora, ce l'hai quelli. Ah, ho capito. Bambini, ma non è sposato. I have a boy, a niño. Un bambino. It's 2 years. Di 2 anni. His name is Alvaro. Alvaro. Joshua. Alvaro. Sì, senti una cosa. But are you not afraid if Alvaro someday will drive a car? It frightens me to death. It does. I know that my son is going to give me all the worry and anxiety that I gave my father. Ma guarda, lui è coscientissimo che suo figlio gli darà tutte le preoccupazioni che sta dando lui a suo padre correndo in macchina. He's 2 years old, he's already got one of those electric trikes, you know, with a throttle. You know? Ha detto che c'è già la motocicletta. And he goes around a little, run, con l'acceleratore a 2 anni, figuriamoci quando ne ha 20. And the little girl, I have a little girl, Shane, who's crawling after him, chasing him. Anche la bambina che ha 2 anni fa la stessa cosa, ok. So, but your fiancé is Italian? I am not married, I don't have a fiancé. L'hai fatti da solo sti figli? I'm single. I'm single. Il primo uomo che I'm married to my cars, okay? Yes, but somebody has to do the babies for you, or no? Oh, qualcuno gli avrà fatto questi bambini. This is true. Va bene, ho capito che lui non vuole parlare della sua, della mamma dei suoi figli. No, my beautiful, my ex-wife, the mother of my children, la sua Michelle, ex moglie, she lives in Los Angeles. Vive in Los Angeles e c'è tutta una relazione. We're good friends, better friends now than when we were married. Yes, sono molto più amici adesso di quando erano sposati. So why get married and spoil things? Yeah, no, va bene, ma io ti dico, but if you meet another girl, what do you do? Cosa le fai se incontri un'altra ragazza e you fall in love with her e ti innamori di lei? What do I do? You marry again or you don't? Not for a while. Ha detto per un po' lui non si sposa. Quindi ragazze, potete urlare e lui è liberissimo. Ok, thank you very much, Lorenzo. I have to go now. Okay, no, I stay bye. Here. I have to present. I'll go. No, you go. You sit here. Look. I sit there? Stay here. You drink beer. What, you want beer or water? Let me have a beer. Yes, I send you a beautiful girl. Una ragazza che gli può portare un gocciolino di birra. Okay. Very small, eh? A little bit. Okay. Un poco. Un poco. È molto simpatico, Lorenzo Lamas. Grazie. Adesso c'è un regalo per me. Grazie. Stay here. Arrivederci. No, don't go away. I will stay. Yeah. Abbiamo un bellissimo regalo per me dalla Barilla. Ragazzi, potete farlo entrare. Andate pure. Devo dire che Barilla ha sempre delle idee molto carine. Ha mandato addirittura un plastico di New York con la sua pasta. Bellissimo. Allora, voi dovete sapere che io amo molto la pasta asciutta. Quindi parlare di Barilla mi viene facilissimo. Oggi parliamo però di un nuovo tipo di pasta Barilla molto interessante. Si chiama pasta integrale, un sapore nuovo che si accoppia a un'alimentazione sana. La pasta asciutta fa parte della nostra tradizione, non dimentichiamocelo. Fa parte delle cose care, degli affetti, degli amici. Insomma, dove c'è Barilla, c'è casa. È una bellissima frase che non mi fa nessuna fatica a dire. Grazie, Barilla. Allora, adesso siamo arrivati a Las Vegas, ragazzi. C'è un filmato che ci presenta prima di tutto un po' la città di Las Vegas,
naturalmente di sera, perché Las Vegas vale la notte, e facciamo un giro per Las Vegas. Poi ci fermeremo in due posti ben precisi. Uno è uno spettacolo sul ghiaccio che si chiama City Lights, e tra gli interpreti ci sono addirittura alcuni campioni mondiali di pattinaggio artistico. E il secondo è Jubilee di Tony Arden, definito dalla stampa uno spettacolo più che bello, eccezionale. Per tutti coloro che non hanno la fortuna di viaggiare, di arrivare negli Stati Uniti, di andare a Las Vegas e vedere gli spettacoli, abbiamo pensato bene di farlo noi attraverso il nostro Giuliano Nicastro. A voi Las Vegas! Ma come sempre a montare questi filmati. Dobbiamo cedere la linea alla pubblicità, però un momentino solo devo dire ciao a Lorenzo che freme, lui deve tornare sulla macchina. Vum, vum, vum. Yes, I know we have to go back. Thanks for coming. My pleasure. Ciao, Italia. Ciao. Ciao. Buona serata. Arrivederci. Ci vediamo fra pochissimo, ancora grandissime sorprese. Adesso c'è la pubblicità. A fra poco. Ciao. Qualcuno che ha fatto impazzire me e tutti quelli della mia età, e oggi fa impazzire tutti i giovani un'altra volta. Fa rhythm and blues, che è fantastico. Il suo nome è Wilson Pickett! Talk to me a little bit. I wanna, but can I pronounce your name right? Raphael? Raffaella. What about Umalaka Zumburla? Cosa? Oh, no. Lui scherza sempre. Ieri sera ha fatto un concerto qui a New York con un successo incredibile al Ritz Theater here in New York. How was the show? Oh, the show was fantastic last night. And I really am tired too, you know, but I'm so happy to be here tonight. Really, I am. I'm glad that you... You can't be tired, because you are really a strength of the nature. Ho detto che lui dice un po' stanco perché ieri sera ha dato tutto in questo spettacolo che ha avuto un grandissimo successo, ma gli ho detto che lui non è una forza della natura, non può essere stanco, vedrete fra un po'. Do you think that rhythm and blues in making a comeback, is making a comeback? No, it never went any place in the first place. Cosa ha detto? I didn't understand. Say that in Italian. Oh, gli ho detto, non ho capito, dillo in italiano. You don't spreche si Deutsch. No, Deutsch e Germania. No, you don't spreche si. But rhythm and blues have always been here. It never left anywhere at c'è any time. C'è stato sempre rhythm and blues. Non è mai andato via. Right. Ecco, right. You better knock on wood. Did I make knock on wood? Yes. No, you remember Deborah? That's right, Deborah. You came at Deborah, me a Deborah, escort me, the prego, escort me, the quando I get okay, don't walk too many of me. You remember, and in Italy, my good friend, Fausto Leali, you know Fausto? Of course, we know Fausto Leali. Yes, you know he married that beautiful girl. Ha sposato una bellissima ragazza e ha avuto una bambina che si chiama Deborah. They had a daughter we named Deborah.
Ah, l'hanno, no, ah, l'hanno chiamata Deborah insieme. I'm the godfather. Ah, lui è il padrino di Deborah, la figlia di Fausto Leali. I didn't know it. You must be proud of it. Oh yes, I am. Allora, ha visto che un pochino di italiano lo sanno tutti, anche i grandi del rhythm and blues come Wilson Pickett. E si ricorda di Sanremo. How long have you been in Italy? We played the Sanremo Festival. This was in the 60s. I think it was around 68 or something like that. And then we toured Italy. Ha fatto un tour in Italia. And we went on through Milano and on to Rome and Milano, Roma. Did you like it? I love that. When do you come back? Quando torni? What, but they drive too fast. Ah, dici che guidiamo troppo forte. They drive too fast. You are right. I said before, right. Bisogna andare piano in macchina, okay? What are you going to sing for us tonight? What about In the Midnight Hour, right? Bellissimo. There. Yeah, that's right. Okay. All right, Mama. I leave you my dancers. I love your dancers. Yes. Right on. A little bit. Right on. Okay. Right on. Bye. Bye. You know Sammy Davis Jr. Come you know on, he. Come on, Sammy, come over I here. I don't understand. How do he get to drink wine on the show? He doesn't drink. He didn't drink you, wine, Scooty. Ha chiesto perché Sammy Davis beve il vino. Questo è strawberry. Would you try it? Yeah, let me try it. Prova. Vedrai che te ne accorgi che sono fragole. Bugiardo. Oh. You're a liar. Bene, insieme a queste. No, sit here. Oh, it's wonderful that you stay here with us. Bene, insieme a queste due grandi stelle sono orgogliosissima di presentarvi il prossimo ospite e la persona che ci rappresenta qui negli Stati Uniti, la nostra massima autorità. È con noi l'ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti, Rinaldo Petrignani. Eccolo qui. Signor ambasciatore, sono molto felice di questa visita ed è molto bello. Siamo insieme a due colonne dello spettacolo americano
E noi come spettacolo italiano siamo venute qui a trovarli. Sono stati eccezionali tutti gli artisti che sono venuti nel nostro show. Lei l'ha visto qualche volta? No, è la prima volta che lo vedo ed è la prima volta che ho il piacere di conoscerla. Sono il solo italiano, credo, che non l'aveva ancora incontrato. Beh, no, questo magari no. Comunque mi fa molto piacere che lei abbia accettato il nostro invito. La prima domanda che io le vorrei fare è questa. Lei ci rappresenta non solo diplomaticamente, ma anche come si occupa dei nostri affari, diciamo così, commerciali con gli Stati Uniti. Lei pensa che oggi come oggi l'Italia abbia veramente un'altra immagine in questo paese? Sì, ne sono convinto, Raffaella. In questi ultimi anni c'è stata qui una crescita immensa della presenza italiana, non soltanto a New York, ma in tutte le città degli Stati Uniti. È una crescita che cosa vuol dire? Vuol dire aumento delle nostre esportazioni, che nel giro di 3 anni si sono raddoppiate, vuol dire affermazione dell'Italian style, che è cultura, che è moda, che è cucina, che è arte italiana. E apertura di nuovi negozi, di iniziative commerciali, che significa anche investimenti italiani negli Stati Uniti, joint ventures tra industrie italiane e industrie americane, e infine anche sul piano politico la intensificazione del contatto a tutti i livelli. Questo secondo me è il frutto di 2 fattori. Da un lato c'è stato indubbiamente un interesse, un aumento di interesse americano per l'Italia, e dall'altro, da parte nostra, una corresponsione immediata a questo aumento di interesse. Perché l'aumento di interesse? Innanzitutto, credo, sono convinto, la maggiore influenza della comunità italo-americana all'interno della società americana. Poi sono stati scoperti alcuni aspetti della cultura mediterranea che prima gli americani non conoscevano. È in atto, secondo me, un processo di europeizzazione dell'America nel quale l'Italia guadagna terreno rispetto ad altri paesi europei che avevano qui prima una posizione più forte della nostra. E poi mi lasci dire, c'è stata una scoperta dell'Italia, ecco, questo paese che nonostante le frequenti crisi di governo è politicamente stabile, nonostante le difficoltà economiche sta producendo dei livelli di prosperità notevolissimi, nonostante il terrorismo è riuscito a portare avanti un processo di modernizzazione e di sviluppo della società e ha abbattuto il terrorismo, che ha creato un sistema industriale che è tra i primi e più avanzati del mondo, e infine con la sua politica estera ha portato un valido contributo al rafforzamento dell'alleanza, della solidarietà occidentale. Tutto questo ha creato curiosità in questo paese. Ecco, Francesco Alberoni un anno o due fa parlava di un secondo rinascimento italiano. Forse la frase era un po' ottimistica, non lo so, ma è certo che viste le cose lontane dalla realtà quotidiana, il nostro paese è apparso in crescita, si è sviluppato, e gli americani hanno avuto percezione di questo fenomeno. Ecco, e di qui l'aumento di interesse, a cui noi abbiamo risposto. Siamo venuti qui in massa, Raffaella, i nostri imprenditori, i nostri designers, quello che hanno fatto i designers italiani in questi anni è incredibile, gli industriali. Lo si vede in tutte le strade. Esattamente. Vediamo veramente migliaia, si può dire, di negozi, non solo a New York, ma piano piano anche in tutti gli Stati Uniti, ecco, che rappresentano il nostro paese. Quindi lei ha nominato tante cose molto belle. Adesso, non per gentilezza nei nostri confronti o nei confronti della RAI, ma lei pensa che è un grande e difficoltoso passo quello di presentare anche lo spettacolo che comunque fa parte della società di oggi, della nostra cultura, del nostro essere italiani anche facendo lo spettacolo? Adesso mi dirà delle cose probabilmente bellissime perché io l'ho spinta a dirle, ma vorrei veramente che mi dicesse la sua opinione sincera. Ma vede, io è la prima volta che partecipo ad uno spettacolo di questo genere ed è soprattutto la prima volta che partecipo ad uno spettacolo strutturato in questa maniera, che si rivolge contemporaneamente al pubblico italiano e al pubblico americano e italo-americano. Grazie al satellite, nonostante i 7.000 chilometri di distanza che ci separano dall'Italia, questa sera ci sentiamo tutti vicini. Ecco, ed è proprio questa vicinanza che fa sì che non solo che si possa parlare, ma che ci siano anche degli argomenti di comune interesse di cui parlare. E questa, secondo me, è la cosa importante, perché è un contatto che crea nuovi punti d'incontro, che facilita, secondo me, la comprensione
tra noi e gli americani, tra noi e gli italo-americani soprattutto, che desiderano tanto e sempre più conoscere l'Italia. Per esempio questa sera mi ha fatto veramente piacere di incontrare qui la signora Cuomo, che è una grande amica del nostro paese, dove si è recata in visita l'anno scorso, e dove ha molti amici e dove mi auguro che tornerà presto, ma questa volta accompagnata dal governatore Cuomo. Certamente. Io la ringrazio di queste parole, perché lei praticamente ha espresso i nostri motivi e le nostre ragioni per le quali noi siamo venuti qua. Ho trovato veramente, anche andando in televisioni americane 100%, una grande apertura, un grande rispetto e non un'aria, diciamo così, un po' scostante. C'è un grande interesse. Limitiamoci alla curiosità, ma dopo la curiosità lei mi insegna che arrivano gli affari. È giusto? Quindi la ringrazio di essere stato qui presente e le vorrei fare solamente un'ultimissima domanda. Io so che il presidente Reagan non frequenta normalmente le ambasciate di altri paesi, però in casa sua, la chiamo così, che è una parola bella, a casa, no? Ecco, viene spesso. Qual è il motivo? Ma le ho detto che c'è un aumento di interesse verso l'Italia. Vorrei aggiungere che l'Italia oggi è alla moda negli Stati Uniti, e lei lo sa, l'ha visto lei stessa in questi giorni. Quindi questo spiega anche un aumento di interesse nei confronti dell'ambasciata d'Italia. Io, da quando sono qui, mi sono proposto un programma di sviluppare le relazioni, di portare sempre più avanti questa immagine del nostro paese. Naturalmente le relazioni sociali, le relazioni personali in America contano molto, servono quelle con i pochi e quelle con i molti, le prime per aprire le porte giuste, le seconde per estendere la cerchia di conoscenze e di relazioni utili. E quindi credo che anche in questa cosa serve anche un po' quella che chiamano qui la chemistry delle relazioni personali, cioè che nasca un po' di simpatia reciproca. Certo. E questa simpatia mi pare che sia nata. La ringrazio molto, le faccio molti auguri di buon lavoro e la saluto perché so che lei deve andare via. Sì, devo tornare a Washington. Comunque ci ha fatto molto piacere. Mi ha fatto molto piacere di conoscere, complimenti e grazie di avermi invitato a questa conversazione in una così suggestiva cornice newyorkese. Grazie signor ambasciatore. Arrivederci. Arrivederci. Signor Sammy Davis Jr. E adesso siamo arrivati, ecco, può uscire da quella parte, siamo arrivati al nostro gioco Vinci l'Italia. Come sapete abbiamo due biglietti omaggio offerti dall'Italia, chi li vincerà lo sapremo. Per adesso sigla, ragazzi, via! L'Italia oggi è riservato, naturalmente, come abbiamo fatto sabato scorso, agli italo-canadesi. Pronto? Pronto? Vabbè, adesso non c'è nessuno. Comunque sapete come si gioca, vedremo delle famose località italiane. Pronto? Pronto? Mi vuoi rispondere? Pronto? Va bene, non mi vuole rispondere, adesso arriverà. Dicevo, ne elencheremo tre caratteristiche. Due di queste sono vere e una è una bugia. Pronto? 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 Allo? Questo veramente...
va bene, non importa, non è colpa sua, è colpa della linea. A proposito di linea, vorrei ringraziare ancora una volta Italcable e Telespazio per averci dato una mano a fare questo programma. Io vi potrei dire delle altre cose che ho voglia di dirvi perché questa è l'ultima puntata, ma non vorrei essere interrotta da una telefonata. Quindi se la telefonata arriva e mi interrompe, io stavolta mi arrabbio. Allora, siamo un attimo da soli. No, non siamo soli perché c'è una botta di audio tremenda. Signori, volevo dire... non ve lo dico. Pronto? Pronto. Allora ci sei, come ti chiami? Rosa. Rosa, da dove telefoni? Toronto. Da Toronto, Canada. Senti Rosa, di dove sei? Calabrese. Calabrese. Da quanti anni vivi in Canada? 20 anni. 20 anni. Sei sposata? Sì. Con un italiano? Sì. Ecco, e hai dei bambini? C'hai due bambini. Da quanto tempo non vai in Italia? 5 anni. Ti piacerebbe vincere 2 biglietti d'aereo? Mi farebbe comodo. Ecco, allora stai bene attenta, io ti faccio le domande e tu cerca di indovinare. Io dirò una bugia, eh. Senti, ti presento una fotografia di Spoleto. È una cittadina umbra, bellissima. Spoleto è nota per il famoso teatro Caio Melisso. Come sai, a Spoleto c'è il Festival dei Due Mondi. Oppure è famosa per il teatro La Fenice o per il Festival dei Due Mondi. C'è una cosa che non è vera. Allora, senti, il famoso teatro Caio Melisso oppure il teatro La Fenice oppure il Festival dei Due Mondi. Rosa, mi stai vedendo? Mi vedi o mi senti su... Mi la domanda per cortesia, Raffaele. Allora, Spoleto è famosa per il famoso teatro Caio Melisso, oppure per il teatro La Fenice, oppure per il Festival dei Due Mondi. Tu mi vedi? La Fenice e la bugia. La Fenice e la bugia, bravissima! Perché il teatro La Fenice è a Venezia. Perfetto. Senti, tu hai vinto 2 biglietti aerei, andata e ritorno, Roma, New York, Roma, messi naturalmente gentilmente a disposizione dall'Italia, in più una settimana di soggiorno. Dove andrai di bello? Beh, non ti saprò dire perché adesso mio marito non c'è. Quando verrà lui, è lui quello che può uscire, che ne pensi? Ah, però gli darai una bellissima notizia, sei contenta di tornare in Italia? Contentissima. Fammelo sentire meglio. Contentissimo. Oh, adesso ti ho sentito bene. Auguri, Rosa, a te, a tutta la tua famiglia e buon viaggio, naturalmente. Bella. Scusa, voglio salutare tutti i miei cognati, nipoti e papà che c'è in Calabria. Sì. Ti ringrazio tantissimo. E ti voglio passare una signora che è romana, proprio persona tua, che ti vuole salutare un secondo e staccate come turista. Veloce, vai. Ciao, bella. Raffaella, un attimo solo. Sì. Io sono romana. Sesente. Sesente? Sì. E ho visto sempre Pronto chi gioca. Mi fa piacere. Pronto Raffaella. Ma anche Pronto chi gioca va sì, bene. Certo, lo vedo sempre, qui adesso lo vedo. Sì. E ti voglio dire che mi piace tanto. Grazie, signora. Molto, molto, molto bella. Molto gentile. Arrivederci tanto. Un saluto, senti, un saluto a Roma. Me la canta? Me lo canta Arrivederci Roma poco poco? Arrivederci Roma. Brava, arrivederci, ciao, grazie. Grazie mille. Un saluto alla famiglia Rieti, Luciana e Avellini. Benissimo, auguri. Un saluto a tutta Roma. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Molto simpatica. Bene, seconda telefonata. Pronto? Pronto? Chi è? Sono Patrizia Pret, da Toronto. Ok, Patrizia. Tu sei italiana, nata in Italia? No, sono nata qui, ma i miei genitori provengono dal Friuli. Benissimo. Allora, Patrizia, vedrai una fotografia di Venezia, col Palazzo Ducale e il campanile di San Marco. Vorrei sapere da te, Venezia è tipica per che cosa? Le gondole, i pedalò o il bucintoro, che è la dorata barca del Doge? Il pedalò, sai cosa sono? Quei pattini a pedale. Allora, Venezia è tipica per le gondole, i pedalò, che sono questi pattini a pedale, pattini anziché pattini, che dico, e il bucintoro, che è la barca dorata del Doge.
il pedalò è sbagliato. È romagnolo il pedalò. Bravissima! Raffaella, ti domando un favore. Il 12 di questo mese è il compleanno della mia nonna. Compie 81 anni. Si chiama Maria Dorigo e proviene da Cordovado. Allora, tanti auguri a nonna Maria, noi non ci saremo più. Tu vai in Italia, da quanto tempo non ci andavi? È dall'81. Benissimo, buon viaggio anche a te e tanti auguri. Ciao. Grazie, ciao, ciao bella. Ciao. Bene, e con questo abbiamo concluso il nostro gioco. Entriamo nel cuore del Brasile con Antonio Carlos Jobim. Eccolo qua. Pronto? Pronto? Che musica stupenda, Antonio Carlos Jobim, benvenuto. Come parli l'italiano tu? Poco. Allora tu parla un pochino di italiano e un po' di portoghese. Un po' di portoghese. Vediamo se noi riusciamo a capire, ok? Senti, questo è la ragazza di Ipanema. Ma chi è la ragazza di Ipanema che ti ha ispirato questa canzone? Una ragazza bella, bellissima ragazza. Bello, immagino, una bellissima ragazza. E come ispirazione. Come si chiama? Eloisa. Eloisa? Aha. E adesso è ancora giovane o un po' cresciuta? Un po' cresciuta. È stata molto felice di essere famosa in tutto il mondo questa Eloisa? Molto, molto felice. Ma è una tua amica? Sono molto felice di... Di stare con me questa sera. Soprattutto rivedere. A dire rivedere me e di rivedere tutti gli italiani. La ragazza d'Italia. La ragazza d'Italia, sì, un po' cresciuta. Senti Antonio Carlos, quanti tu hai inciso molti dischi, tra cui uno con Frank Sinatra, hai preso anche il Grammy Award. Quanti cantanti italiani hanno cantato le tue canzoni? Chi sono? Che tu conosci, hai cantato con qualche autore italiano? Conosco poco, molto poco. Conosci poco? Poco. Però... Sinatra è cantore italiano, no? Sinatra ha cantato in italiano, ma di cantanti italiani non hanno cantato mai con te? No. Canta. Allora comincio io? Poco. Piano piano, eh? Piano proviamo. Piano si va lontano. Piano piano si va lontano. Piano. Walking and when she passes each one, she passes goes. Vai col portoghese. Você do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar, Rafaela. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. I would give my heart gladly,
each day when she walks to the sea. She looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from me, the name of the wanted. And when she passes, I smile, but she doesn't see. She just doesn't see. Oh, no. Comunque, adesso io ti chiedo una cortesia. Questa è la nostra ultima puntata di questa serie di Buonasera Raffaella. Allora vorrei che tu cantassi una tua famosissima canzone e vorrei che la cantassero insieme, eccoli qua, i nostri ragazzi del coro straordinari, Roberta, Daghi, Karim, David, Loredana e Roberto. Un bellissimo applauso a questi ragazzi bravissimi. Accompagnato dalla nostra, ormai non ci sono più aggettivi, straordinaria orchestra e dal nostro piccolo e grande Danilo Vauna. Ok, allora il saluto di tutti questi grandi artisti ce lo danno insieme a Antonio Carlos Jobim con Samba de una Nota. Come sempre, questo è un pubblico di VIP dove io incontro degli amici, si può dire. Ecco, il primo amico che io trovo qua è il signor Sirio Maccioni. Lui è proprietario di uno dei ristoranti più chic di New York, che si chiama Le Cirque. La prima domanda che io le vorrei fare è proprio questa. Senta, signor Sirio, ma perché l'ha chiamato con un nome francese? Io sono italiano, anzi sono al 100% italiano, e di Montecatini, non toscano, è toscano, ancora peggio, Montecatini sono tutti là sotto sopra stasera. Però io da 16 anni ho cominciato a lavorare in Francia, ho lavorato in Francia
con Roger Vergé e Paul Bocuse, Maxime, dato di questi posti qui, e ho sempre mantenuto. Però invece loro credevano di francesizzarmi, invece sono stato io che ho italianizzato loro. Insomma, un po' è successo veramente un po' così. Senta Sirio, come ha cominciato? Perché ha cominciato in un modo curiosissimo, veramente da lui vanno personaggi grandissimi, ma adesso vorrei sapere prima come ha cominciato a diventare un così grande ristoratore. No, glielo do io, non si preoccupi. Ma come ho cominciato? Io ho cominciato a 16 anni, sono andato in Francia, mandato dalla scuola alberghiera di Montecatini, e lì che ho visto che c'era della gente che a 60 anni faceva la solita cosa, c'erano quelli di 24-25 che già comandavano. Dico, ma se si deve lavorare siamo con quelli dall'altra parte, insomma. Certo, ma è vero che l'ha mandata Yves Montand? Io l'unica persona che conoscevo era Yves Montand, però quando sono andato io non era Yves Montand, era Yves Olivi. Io sono nato nella solita strada di Yves Montand a Montecatini, e perciò era lui che l'unica persona a cui mi sono rivolto, e lui che mi ha fatto fortunatamente entrare a Maxime e poi alla scuola alberghiera francese, via tutte queste cose. Certo. Elencarvi tutte le sue i premi, i meriti che gli hanno dato è troppo lungo e troppo difficile. Comunque da Yves Montand era proprio un segno, perché adesso a cena da lui vanno, non so, il presidente Reagan oppure Frank Sinatra. Raffaella Carrà. Troppo gentile. Senta, ma il presidente Reagan cosa mangia? Ma il presidente Reagan mangia bene. Come tutti i presidenti. Come tutti i presidenti. Come tutti noi. Reagan veramente, cioè nella storia degli Stati Uniti, questo è vero, non posso essere, non, un presidente non ha mai mangiato in un ristorante pubblico senza prima che questo ristorante sia stato così un po' votato o messo separato. Da me invece è venuto quando c'erano altre 200 persone. E perciò era prima però che dell'incidente, purtroppo, si vede era un po' più libero. Un po' più rilassato, certo. Comunque ha un aneddoto molto carino, perché il presidente mangiava lì prima di essere eletto, poi quando fu eletto presidente invitò Sirio Maccioni alla Casa Bianca. Questo è veramente molto carino. Oh, Sinatra invece fa un'altra cosa, mi dica velocemente cosa fa. Sinatra quando non mangia bene, quando non è contento, che succede? Succede. Manda un bigliettino e dice sì o no tutte le volte che va via. Io qualche volta gli ho detto di no, lui qualche volta si arrabbia, però è la persona a cui io più debbo negli Stati Uniti. Ah, beh, mi fa molto piacere. Senta una cosa, prima abbiamo parlato di Barilla, le sa che Barilla è una grande casa di pasta italiana. Ecco, e ci abbiamo parlato soprattutto della pasta integrale. Vorrei sapere da lei, si mangia negli Stati Uniti la pasta integrale? C'è nel suo ristorante? Sì. C'è la pasta integrale, c'è anche la pasta Barilla. Facciamo anche della pasta noi, perché come ripeto, c'è uno chef francese, però mia moglie gli ha fatto vedere come si fanno i ravioli e le paste fresche giuste, e le facciamo, come diversi grandi ristoranti in Francia fanno in questo momento. Certo, infatti, voglio dire, la pasta integrale è una novità. Esatto. È una novità, però, che viene sempre più usata dai ristoranti e anche dalla gente, la richiedono proprio. Potrei avere così un'impressione di mangiare gli spaghetti di pasta integrale. Ultimo saluto a Montecatini, perché io so che sono tutti lì davanti a guardare. E Sirio ha detto, come te la caverai, come se l'è cavata secondo lei? Ma io l'ho fatta diversi di show dei televisivi, questo però è quello che mi ha emozionato di più. Perché, ma li saluti i suoi amici, su. Ma io saluto tutti a Montecatini, incluso il sindaco, perché mi hanno detto che sono tutti là che insomma vedono stasera, soprattutto quelli di casa mia, gli amici. Grazie, a presto. Veramente un grande uomo, Sirio Maccioni. Grazie, complimenti e auguri. Salendo. Che sguardo! C'è qui con noi Vito Antuofermo. Buonasera. Buonasera. Dunque, ha le sopracciglia un po' abbottate, qualche segno ti è rimasto, eh? Oh, sì, parecchi. Mettilo vicino, non sento. Sì, parecchi segni mi hanno rimasto. Sì, senti, tu sei campione dei pesi medi, leggo qua, del 1979. 79-80. 79-80. Combatti ancora o hai smesso? Ho smesso. Parla grazie. Vicino. Ho smesso, sì, grazie, perché... Grazie a me, figurati, io non verrò mai a combattere. No, grazie, perché non voglio far più. Il pugile. No. E cosa fai? Adesso sto aprendo anzi un ristorante, pizzeria e ristorante. Ah, voi non sapete il successo che hanno i ristoranti italiani. È molto bello perché sono tutti pieni, tutti pienissimi e quasi tutti amici. Non dico tutti, ma veramente si vogliono molto bene. Specialmente quando c'ho una madre che lei vuol fare la
vuol fare la cucina là. Ecco. Ah, ecco. E sono fortunata ad avere una madre così. Ho capito. E tu che cosa farai nel ristorante? Non prenderai a cazzotti i clienti? Questo no. No. Non ci pensi neppure. Ma se farai il cazzotto, prenderò un cazzotto con uno fuori, quelli che non vogliono entrare. No, un pugile non può prendere a cazzotti nessuno, lo sai. Ecco. Va bene, io ti faccio tantissimi auguri. Grazie. Di grande fortuna nella tua nuova attività. Grazie. Bene, qui abbiamo una bellissima ragazza che è Gina Paolucci. Hello. Allora, voi dovete sapere che Gina Paolucci è figlia di uno dei 400 uomini più ricchi d'America e questo signore si chiama esattamente, come si chiama tuo papà di nome? Come? Ah, non parli italiano? No, poco, poco. Ah, what's the name of your daddy? Gino Paolucci. Gino Paolucci è il suo papà. You have a very rich man, a rich father, I mean. And how do you feel to be a rich girl? Gli ho chiesto, tu hai un papà ricchissimo. Come ti senti a essere una ragazza così ricca? Well, first I want to, excuse me, I want to thank you for asking me this evening on behalf of my father becoming very ill and he couldn't be able to attend this evening. Ti ha detto che suo papà non poteva venire qua e quindi è venuta lei a presentarlo. Ma you work? Yes, I work. Ecco. But I guess to get back to your first question, I'm very proud to have him as my father. Lei è molto orgogliosa di averlo come papà perché si è fatto ricco da solo lavorando e con molta fatica. Do you understand Italian? Some. Ecco. Some. E quindi è una persona estremamente importante qui negli Stati Uniti e lei lo adora naturalmente. Ha fatto delle cose molto belle il signor Paolucci, per esempio, si è occupato di borse di studio per ragazzi ed è presidente fondatore della Fondazione Italo-Americana, un ente privato per la promozione dell'immagine italiana negli Stati Uniti e distribuisce appunto borse di studio e altri riconoscimenti ai ragazzi meritevoli. Suo papà è in clinica in questo momento, ma c'è una telefonata? Your daddy is on the phone. Pronto? Allora, si alla. Signor Gino, come sta? Io sto bene adesso, ci aveva un pochetto dell'influenza, ma adesso sto meglio, grazie. Ah, ho capito, aveva solo un po' di influenza. Meno male che era solo un po' di influenza, adesso sta meglio. Signor Gino, lei è diventato molto ricco negli Stati Uniti e io ho detto che l'ha fatto con il suo sudore. Ho sbagliato? No, è sbagliato, è vero, sì. There's a lot of Italian Americans who've made a lot of money over here, made themselves very, very proud. And it's an honor to be Italian. Ha detto così che è onorato di essere italiano. Ci sono molti italiani che come lui, lavorando e molto, sono diventati ricchi, ma soprattutto lavorando e molto. Signor Gino, would you like to say hello? Where are you from in Italy? Di dove è in Italia? Parente di Bellicio Solfari di Pergola, alla provincia di Pesaro. Alla provincia di Pesaro, ho capito. E che cosa le è rimasto di marchigiano? Allora adesso con marchigiano cominciamo una casa per gli anziani lì a Pergola per 500 milioni di lire. Ah, ecco, devolve 500 milioni di lire a Pergola per fare una casa di riposo per gli anziani. Questo è un applauso, sicuramente i marchigiani in questo momento, i pergolesi, non so se si chiamano così, saranno felicissimi. E poi? Adesso stiamo we're bringing over le prodotte di Italia come della casa Merloni di Fabriano perché volemmo più e più le prodotte di Italia qui in America. Ok, lui vuole aumentare i prodotti italiani negli Stati Uniti e quindi aiuta i marchigiani o comunque il signor Paolucci fa in modo che la produzione italiana sia sempre conosciuta in questo paese. Signor Gino, io la saluto. Grazie. Grazie. Yes, and say hello to all of our Italian friends perché with the National Italian American Foundation, we want to make everyone who is Italian American know that it's an honor to be of Italian blood. Ha detto così che lui si occupa di questa fondazione perché vuole che ogni italo-americano si senta non solo ma orgoglioso di essere italiano. Grazie signor Gino, tanti auguri. Grazie. Aspetta, un'altra cosa? Yeah? No, è altro. Non altro? Ok, no. Tanti auguri allora, arrivederci. Arrivederci. Grazie Gina di essere venuta qui, ospite del nostro programma. Dunque, buonasera. Buonasera. Buonasera.
Lei chi è? Io sono Mario Perillo. Oh, signor Mario Perillo, ah. Signor Mario Perillo, io con lei vorrei fare un discorsino. Io l'ho vista in televisione fare la pubblicità ai nostri viaggi in Italia. Lei lo sa, come chiama il giorno che è successo quel fattaccio a Fiumicino? Noi lo chiamiamo venerdì nero, diciamo, perché il 27 settembre nel nostro campo di turismo è quasi bloccato tutto il turismo dagli Stati Uniti in America. E per noi è stata una grandissima sciagura, per noi nell'industria e per l'Italia in generale, perché sembra che insomma le cose stanno migliorando un po'. Ma noi speriamo, e credo che è già stato fatto, ma non abbiamo visto evidenza ancora, che il governo italiano prende delle persone negli Stati Uniti, come lei per esempio, no? Lei è stata sul Today Show, forse altri show che io non ho visti, ma ci vogliono persone bellissime, ragazze italiane o uomini o chi siano, in televisione negli Stati Uniti per dire che l'Italia è pacifico, che le bombe non scoppiano nell'aria, che qui a New York, non voglio parlare contro la mia nazione, ma muoiono più persone ogni 3 minuti che in Italia in 30 anni. Ma la percezione dell'americano è che arrivano a Ciampino e si sono o vanno a Café de la Paix o a Donay. Hanno paura, insomma, hanno paura di essere vittime di qualche cosa. So cosa deve succedere? Che il governo. One regret. Ha solamente un dispiacere, Sammy dice. I did not get a chance to sing with Manhattan Transfer or Jobim because I was prepared from Manhattan. Ha detto così che gli è dispiaciuto di non cantare con Manhattan Transfer e Jobim, ma lui non sa che chiuderemo questo programma singing all together. We will sing again all together. You think in a so? Few seconds. All right. First, I would like vorrei dire two words to my audience. Do you mind? Ok, allora, no, sta qua vicino a me. Vorrei dirvi che questa è la nostra ultima puntata. Vorrei dire un grazie grandissimo a tutta la televisione italiana, chi ha collaborato a Buonasera Raffaella da Roma, tutti coloro che sono venuti qua e l'hanno fatto con grandissimo impegno. Noi siamo arrivati qui negli Stati Uniti, in pochissimo tempo abbiamo preparato 5 specials. Abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria da parte degli italo-americani e ne siamo commossi. Abbiamo avuto un'accoglienza ugualmente simpatica da parte degli americani, proprio di questo paese. È stata un'esperienza incredibile, un po', diciamo così, attenuata in alcuni momenti di grande entusiasmo da alcune polemiche che sono sorte, più grandi di noi e delle quali questa sera però non vorrei parlare, perché noi siamo venuti qua con un impegno e credo che abbiamo assolto il nostro impegno. Abbiamo lavorato seriamente, profondamente, abbiamo dato uno spettacolo e siamo contenti soprattutto di una cosa sulla quale non ci piove, è che voi in Italia ci avete seguito con moltissimo affetto. Di questo noi vi siamo profondamente grati. Prepareremo il nostro prossimo show da domani. Finiamo oggi e prepariamo da domani. Ci rivedremo sui teleschermi non so quando, ma vorrei dirvi un ciao e un grazie a tutti coloro che hanno lavorato per Buonasera Raffaella, non ultimi gli americani dell'equipe dell'MTI che hanno preso veramente un ritmo italiano, parlano italiano, i nostri italiani parlano un po' di americano e c'è un'unione ed è quello che noi volevamo creare tecnicamente. Sul piano, diciamo, delle persone è difficile ringraziare dal regista, diventa lunghissimo. Vorrei ringraziare solamente una persona che è Tonino Ranucci, il quale ha fatto il massimo per ridare un tocco di italianità a questa casa e ci è riuscito. Io dico grazie a tutti, è stata un'esperienza dura ma bellissima e vi assicuro non è stata una vacanza ma è stato un lavoro però meraviglioso. Grazie a tutti. La serie di Buonasera Raffaella, vorrei qua tutti i grandi artisti, Andy, Marisa, ragazzi tutti insieme e cantiamo
New York, New York, once again. Ragazzi, musica! Spreading the news. Start spreading the news. I'm leaving today. She's leaving today. I wanna be a part of it. Uh-huh. New York, New York. This vagabond shoes are melting away. Una partita fra noi due.
ormai sa tutto, tutto di noi. Conosco le tue mani, mi accarezzava.